Passiamo al punto 4, settore servizi finanziari, piano di razionalizzazione delle partecipate 2020-2021, approvazione e relazione sull'attuazione del piano e della relazione. Darei la parola all'assessore Rossano. Prego, assessore. Sì, grazie, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, diciamo che formalmente questa è una pratica che ogni anno si ripete ed è una verifica di quello che è lo stato di attuazione di quelli che sono i piani in relazione alla razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2021. E il termine ultimo è il 31/12/2022 da parte dell'amministrazione comunale, dove questa relazione che cosa contempla? Contempla quello che sono lo stato, diciamo, di tutte le partecipate del comune di Sanremo, e che velocemente vado a riepilogare in relazione a quelle che sono le partecipazioni dirette ed indirette del comune stesso. Ricordiamo ovviamente Amaie che è una partecipazione diretta detenuta al 100% da parte del comune di Sanremo, la società Casinò SPA anch'essa detenuta al 100%, e poi abbiamo ovviamente, richiamo quelle che sono le più importanti società, Amaie Energie e Servizi SRL detenuta direttamente dal Comune di Sanremo e indirettamente tramite la società partecipata Amaie. Poi abbiamo tutta una serie di altre società dove il Comune di Sanremo partecipa per motivi, diciamo, anche storici, per esempio Riviera Trasporti da un lato, Sanremo Promotion in liquidazione, di cui poi dopo tratterò quello che è lo stato liquidatorio, così come quello che è lo stato liquidatorio della società di promozione, la SPEI, anch'essa in liquidazione, così come Area 24 SPA in liquidazione, che durante l'esercizio 2022 ha subito o comunque ha effettuato una fusione per incorporazione con Park 24 SRL, poi trasformandosi in società a responsabilità limitata. Ecco, per esempio, questa è una dei, diciamo, obiettivi raggiunti in seno a quello che è il concetto di razionalizzazione delle partecipate, così come quello che sarà a brevissimo, in questi prossimi giorni, il deposito, l'approvazione del bilancio finale di liquidazione di Sanremo Promotion, la quale verrà cancellata dal registro delle imprese. Questo per far capire quello che è il controllo da parte dell'ufficio partecipate in ordine a tutte quelle che sono appunto le società partecipate detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Sanremo, e per il quale ovviamente nell'esercizio 2022 si sono verificati eventi per il quale oggi noi analizziamo lo stato di attuazione in relazione a quello che era stato il piano adottato in una delibera di fine anno 2021. Ovviamente quelle che sono poi dopo le peculiarità di tutte le nostre società partecipate, e quindi ricordiamo quello che è il percorso subito o comunque approvato da Amaie SPA, dove abbiamo avuto comunque la divisione tra il piano, tra il settore idrico e il settore elettrico, così come quella che è la società Casinò di Sanremo SPA, dove appunto vi è stato il mantenimento e il controllo da parte del comune, e quindi il mantenimento e la verifica di quelli che sono appunto il piano di attuazione di tutti quelli che sono gli obiettivi conseguiti e gli obiettivi comunque individuati dallo stesso consiglio di amministrazione. Allo stesso modo, quello che è la liquidazione di Area 24 SPA, che come abbiamo detto è stata trasformata alcuni mesi fa in Area 24 SRL, per il quale la liquidazione continua proprio perché vi sono evidenti situazioni appunto liquidatorie da sviluppare o comunque da svolgere, e richiamiamo anche la società per la promozione universitaria, dove anche in questo caso abbiamo, diciamo, conseguito il principio della razionalizzazione per effetto di che cosa? Della trasformazione in società per azioni in fondazione, e quindi adeguando quello che è stato comunque l'obiettivo comunque individuato da tutta la compagine sociale, ovviamente tra cui in primis dalla provincia.
non solo abbiamo, ricordiamo quelli che sono le vicissitudini di Riviera Trasporti SPA, dove il Comune di Sanremo detiene il 15,44% direttamente. Per quanto riguarda la SPEI, continua l'attività liquidatoria e ovviamente ci si auspica che comunque questa attività liquidatoria possa definirsi in tempi brevi. E poi ricordiamo quello che invece è Amaie Energia, Servizi SRL, dove, come dicevo prima, vi è la detenzione di una partecipazione diretta, da parte del Comune di Sanremo indirettamente tramite Amaie. Ricordiamoci quello che è stato l'allargamento della compagine sociale per quelli che sono gli evidenti obiettivi della società in ordine alla gestione della pista ciclabile, per esempio alla gestione del servizio del smaltimento rifiuti, su quello che potrebbe essere appunto un ambito allargato extraterritoriale del Comune di Sanremo. E poi non dimentichiamoci quelle che sono appunto anche le peculiarità della società partecipata Riviera Acqua, la quale è stata trasformata in SPA, come ricordiamo, e per il quale ovviamente si sta procedendo in quella che è una ordinaria gestione dell'acqua, e quindi mediante quella che potrà essere in quello che è un esercizio del controllo analogo congiunto mediante appunto la convenzione tra i comuni ex articolo 30 del TUEL. Questo è lo stato delle partecipate attualmente, pertanto l'invito è quello di approvare il piano di razionalizzazione appunto per evidenti raggiungimento degli obiettivi comunque dati nel precedente Consiglio Comunale del dicembre 2021. Sono a disposizione ovviamente. Grazie Assessore Rossano, chiede la parola al collega Fioli. Grazie mille Presidente. Allora Assessore, io la ringrazio per l'esposizione, per quella che è l'elencazione, sono contento che finalmente riusciamo anche a portare a casa la liquidazione, la cancellazione di Sanremo Promotion, che è sempre una soddisfazione quando si riescono a chiudere delle società che avevano terminato il loro ruolo, il loro compito, e di conseguenza si riesce un po' ad alleggerire, no? Il carrozzone comunale di tutti questi orpelli che delle volte ci sono. Però questa è anche l'occasione, dal punto di vista delle opposizioni, per fare un po' quelli che sono il punto della situazione sulla percezione che si ha, perché si parla di razionalizzazione delle società partecipate, nel senso che bisogna appunto assicurare con un atto di indirizzo che il Comune abbia il giusto numero di partecipate, che non ce ne siano troppe, che siano adeguate rispetto alle funzioni, perché tutto quello che si può fare in casa andrebbe fatto in casa. Però dal mio punto di vista è anche l'occasione per fare il punto su come queste società partecipate hanno operato. Perché non dimentichiamolo che le società partecipate, se no altrimenti sarebbero, come anche purtroppo a Sanremo vengono utilizzate, solamente delle occasioni di dar posti di sottogoverno a amici, parenti, sodali, compagni di cordata politica, però in realtà le società partecipate dovrebbero essere utilizzate esclusivamente per dare dei servizi. E allora il mio punto è questo. Non entro nel merito di quelli che sono gli incarichi che sono stati dati, anche perché ad esempio sugli incarichi di Riviera Acqua si sta aprendo un polverone giudiziario, questo assessore ha percepito anche lei, e poi parlerò poi di Riviera Acqua. E sui posti di gestione delle società partecipate che sono stati indicati giustamente con elemento fiduciario del sindaco per indicazione politica, sono le due principali, che sono il Casinò ed Amaie Energia, sono in capo a dei soggetti che erano espressioni comunque sia di un partito che non c'è più neanche a sedere nell'assise del Consiglio Comunale. Io mi voglio, quindi queste miserie ve le lascio a voi, sono sincero, non mi interessano oggi. Io mi voglio focalizzare su quelli che sono i servizi.
E allora parliamo di Amaia Energie, andiamo a vedere i servizi che mi sta erogando Amaia Energie. Amaia Energie si deve occupare fondamentalmente, come privato cittadino che fornisce dei servizi alla città, della raccolta e smaltimento della spazzatura ed si deve occupare della gestione della pista ciclabile. Allora, sono due capitoli nel quali tutte e due, entrambi, Amaia Energie è stata assolutamente fallimentare. Non perché sulla spazzatura non siamo arrivati, non sia arrivato all'obiettivo, peraltro non si parlava di scalare le vette dell'Everest, di raccolta differenziata, arrivata all'obiettivo minimo, al 18 politico, ma perché questo servizio è stato reso, dal mio punto di vista, in modo non corretto in quest'anno. Perché? Perché la città è sporca, perché la città è disordinata, perché la città è diventata una discarica a cielo aperto in troppi suoi angoli e questo non deve più essere. Il sindaco più volte ci ha detto cambierà, vedrai che cambierà, sembra la canzone di Luigi Tenco, no? Che si lamentava, diceva vedrai che cambierà, tutto quanto da domani sarà diverso, però purtroppo passa il tempo, passano i mesi, passano gli anni e la situazione è la stessa. Siamo qui che stiamo aspettando Godot, aspettiamo il bando europeo, aspettiamo il finanziamento, dovranno arrivare i cassonetti intelligenti, dovranno arrivare i camion intelligentissimi. Io mi auguro che tutta questa intelligenza, un pochettino, una parte almeno, una particella, cada in testa agli amministratori che hanno la responsabilità di governo di questa città, perché così non va bene. E ve ne rendete conto anche voi. E non è che togliendo il diritto di replica sulle risposte alle opposizioni vi tirate via le critiche, perché volete fare in un altro modo. Stiamo già predisponendo il testo di una mozione per modificare il regolamento comunale, perché noi come c'è lo seguiamo, però ne chiederemo anche la modifica, perché ci sono tante cose da modificare, anche le verbalizzazioni eccetera, quindi lo presenteremo, lo faremo e vedremo se siete tutti così democratici. Sì, che non avendo più il Partito Democratico in consiglio potete anche essere anche antidemocratici, no, perché non ce l'avete più, però insomma io mi auguro che invece da parte vostra ci possa essere un po' una resipiscenza di intelligenza e di senso civico ed andare a correggere quelle storture che ci sono per consentire un sereno e magari anche lieto dibattito democratico in questa assise, perché sono altrimenti se noi spostiamo dal Consiglio Comunale quello che è l'esercizio corretto di potere di controllo e di critica e anche di valutazione, tagliamo la voce della minoranza. La minoranza queste cose qua le deve fare sulla stampa, le deve fare nelle piazze, la deve fare altrove, mentre invece io sono sempre uno che ha cercato di ricomporre nell'ambito dell'assise quello che è il confronto democratico, anche scontro, perché a volte ci siamo presi e confrontanti anche in modo duro, però non potete pensare che questo lo potete fare tappando la bocca agli altri, perché così non funziona. E quindi ritorniamo su Amaia Energia, su come sta gestendo. Sta gestendo male per me, per la raccolta dei rifiuti. L'assessore, quando lo interpello, una volta gli poteva anche rispondere, delle volte gli ho espresso anche la mia soddisfazione e anche argomentata, però si limitava sempre a leggere la letterina che gli trasmettevano gli uffici. Io vorrei, e questo sarà un ordine del giorno che presenteremo, di organizzare la maratona degli assessori per i quartieri della città con obbligo di partecipazione, perché io vorrei che vedessero gli angoli, le vie della città, come si presentano, come sono le strade, le buche. Io c'ho un album fotografico che neanche la Claudia Schiffer aveva un buco come questo, perché ce li ho e me le trasmettono, di buche e quant'altro. Ho presentato una serie di interpellanze allegando anche le foto, perché quando mi sono lamentato qua dei traponti mi è stato detto no, i traponti abbiamo fatto tutto bene, tutto perfetto, a Cipicchia, adesso faccio le foto così almeno non vengo preso in giro, perché come si può dire, un Photoshop, se no altrimenti almeno l'evidenza delle buche non si possono nascondere. Da Rondò Garibaldi a vedere in comune ho fatto 8 foto di 8 buche, 8 marciapiedi, 8 cose nel giro di 300 metri. Scendo giù a piedi da Via Duca degli Abruzzi, passo dietro al comune in quell'archetto che una volta era puntellato, che almeno quello l'avete messo a posto, che rimane proprio sotto l'angolo di Palazzo Bellevue. Ci sono 4 sacchetti della spazzatura buttati lì sotto il comune, cioè, ma io mi domando, ma neanche sotto il comune ci andate a guardare? Quindi presenteremo un ordine del giorno che chiameremo l'allegra maratona degli assessori e li porteremo per tutti gli angoli della città, almeno
verranno quello, le condizioni in cui versa sta città. Perché una volta c'era chi diceva che la città la si vede dai marciapiedi. Allora portiamo la giunta sui marciapiedi a vedere come sono, perché a girare con le macchine o con la motoretta non vi rendete conto delle cose. Quindi questo è l'anticipo, sindaco, che sarà un'iniziativa, lì non potremo parlare, però insomma ci faremo una passeggiata assieme, perché secondo me ce n'è veramente bisogno. E questa passeggiata ce la faremo anche sulla pista ciclabile, che è un'altra delle competenze di Maio Energie, perché la pista ciclabile, il povero Bellini ha sconfessato 4 anni di attività politica perché è deluso da come è stata gestita, tra le altre cose, anche la pista ciclabile, perché si lamentava e diceva la pista ciclabile è tenuta male, ci sono le fronde, non è curata, non è manutenuta, tanto alla fine ha fatto che ha detto ma vado a sedermi vicino ad Artioli che almeno lui ci tiene a sta pista ciclabile, perché qua invece mi sembra che non ci tenga nessuno. Quindi dopo la maratona degli assessori per i borghi e le frazioni della nostra città proporremo anche il giro cicloturistico della pista ciclabile, sempre della giunta come ordine del giorno, poi voi ce la boccerete, ma comunque sia in quel consiglio vi diremo le varie tappe, perché andremo a visitare un posto piuttosto che un altro, quale magari ci sono, così almeno rimangono agli atti, insomma almeno ci avremo la possibilità di puntualizzare questi aspetti. Però al di là di queste questioni, perché poi a Maio Energie noi sappiamo si occupa di mercato dei fiori, che è l'unica partita sulla quale io sindaco gli ho sempre detto, e anche se non siamo d'accordo su tante cose, io quando devo fare cose fatte bene gli do sempre merito. L'operazione di acquisire il mercato dei fiori al patrimonio della città dopo 40 anni è stata una grande operazione, vale un'amministrazione, l'ha realizzata, io direi che potremmo anche finire, perché insomma quello che andava fatto di buono è stato fatto, perché questa secondo me è stata veramente una bella operazione. E il mercato dei fiori si è reso quel centro polivalente che prima non poteva essere, era sottoutilizzato, per cui abbiamo delle scuole che le abbiamo sistemate lì, e di nuovo questa è stata una bella operazione. Abbiamo messo nell'immediatezza anche degli impianti sportivi che servivano, e anche questa è stata una bella operazione. È stato anche realizzato e gestito bene il mercato dei fiori, che comunque sia ha dei numeri in crescita, e quindi io da questo punto di vista, che sul plateatico di Valle Almea ci sono dei numeri in crescita, sono contento. Mi dispiace che però ancora adesso, io ci avevo le braghe corte, si parlava della modernità che arrivava, e si parlava tra modernità che arrivava dei pannelli fotovoltaici sul tetto del mercato dei fiori. Siamo ancora qui, pannelli fotovoltaici non ce l'abbiamo. Ancora oggi l'assessore ci ha parlato che metteremo pannelli fotovoltaici su tutti gli edifici di Sanremo. Io di sta storia qua che metteremo pannelli su tutti gli edifici pubblici di Sanremo ne sento parlare da 20 anni, sti pannelli non li vedo. L'unica volta che sono stati messi da Area 24, di cui l'assessore Rossano adesso le vengo a chiedere, ci sono effettivamente sono stati messi, ci sono rimasti per 10 anni, non li hanno attaccati, e poi adesso li dobbiamo pure smaltire, quindi non so quale guadagno ambientale abbiamo fatto. E io su questa cosa gliel'avevo detto, gliel'avevo anticipato, gliel'avevo promesso, abbiamo approvato i verbali in cui si parlava di questa cosa, e io sui pannelli fotovoltaici di Area 24 ho fatto una PEC alla Corte dei Conti per esporre in questa situazione, perché per me quello è stato veramente uno spreco, un'offesa nei confronti della stessa amministrazione che era socia di Re24, un'offesa al buon senso, è veramente una cosa disdicevole, perché non si può buttare così il denaro pubblico. E io penso che su questo lei, che è anche un buon commercialista, sia d'accordo con me, perché il denaro è lavorato, è sudato, è guadagnato e non si può buttare, soprattutto se è denaro pubblico, perché è denaro di tutti. E a proposito di denaro, di partecipazione, di razionalizzazione, vorrei parlare un pochettino di Riviera Acqua. Perché, e di nuovo, che poi se no dice il sindaco Artioli, tu ce l'hai con me, consigliere Artioli, no, consigliere Artioli non ce l'ha con il sindaco, anzi, vorrebbe avere il sindaco dalla sua parte, come si può dire, oltre che a farsi l'allegra maratona dei borghi e delle frazioni e l'allegro giro cicloturistico per il quale presenteremo degli ordini del giorno degli inviti, vorrei avere il mio sindaco a fianco anche sull'affrontare tutta una serie di questioni. E c'è stato un certo momento sul quale ci siamo trovati, ma lo siamo ancora da quel punto di vista lì, in assoluta corrispondenza ad amorosi sensi, che è il discorso dell'acqua pubblica. Perché questo... quel sindaco, il mio sindaco, comunque sia, correva l'ottobre del 2021 e ha fatto una bella lettera a Riviera Acqua dicendogli: cara Riviera Acqua, ma dato che
Il Tribunale d'Imperia, nel definire l'ipotesi di concordato che c'era, ha detto che tira rimessa in equilibrio. Ci sono gli spazi, mettendoci assieme, di ritornare sulle decisioni che avevamo preso nel 2016 in una situazione emergenziale, di far entrare il privato per rimanere pubblico? Ha scritto la lettera e gliel'ha appoggiata, e pochi giorni dopo, il 28 ottobre del 2021, all'unanimità di tutto questo Consiglio Comunale, quindi anche Saremo al Centro, anche il Partito Democratico che all'epoca c'era e adesso non c'è più, anche tutta il centrodestra, tutti quanti hanno votato favorevolmente un ordine del giorno in cui si impegnava il Comune di Saremo a fare tutto il possibile per mantenere l'acqua pubblica. Siamo arrivati al golpe di dicembre, no? Che non è quello di Allende in Cile, ma è quello con il quale, sindaco, mi dispiace, le hanno preparato un pacco contro pacco e pacotto alle elezioni provinciali, in cui ci siamo trovati con il candidato bulgaro Claudio Scajola, sindaco di Imperia, eletto a furor di popolo, non col mio voto né col voto di Correnti, 11 del centrodestra, che abbiamo detto che fosse una candidatura inadeguata e inopportuna, e come lo pensavamo allora lo pensiamo anche adesso, perché non abbiamo cambiato idea. Però le hanno preparato il pacco e pacotto sulle elezioni provinciali, e due giorni prima, in questa stessa aula, conferenza dei sindaci, il 16 mi sembra che fosse, di dicembre, l'hanno messa come se fossimo in una rissa da strada, in un angolo, e il sindaco di Valle Crogia, il sindaco di Arma, tutti quanti, uno da destra, uno da sinistra, li ha menato politicamente, dei fendenti, delle botte in malo modo, secondo me anche scorretto personalmente. Però, al di là di questo, cosa è uscito fuori? Che lei lì, come i pugili al tappeto, si è reso, mentre invece lei è sempre stato un combattente, perché ci siamo confrontati più volte, e quindi a me è dispiaciuto anche, e l'ho espresso tutta la mia vicinanza. Mi è capitato l'altro giorno di rileggere il verbale di quella conferenza dei sindaci, io che sono uno che ogni tanto gli scappa la parola, ne abbiamo parlato anche stasera, fossi stato sindaco mi sarei tirato via le scarpe e avrei cominciato a lanciarle in testa a qualcheduno, perché veramente si è passata anche la misura. Se non fosse stato per il sindaco di Pompeiana, se non mi ricordo male, Pompeiana che gli ha dato una mano. E questo perché? E da allora cosa è successo? È successo che anche il Comune di Saremo ha mollato da quel punto di vista lì, e si è, ha seguito la corrente, ha piegato il capo. Però, e quindi è passata poi con il primo consiglio comunale tra tutti quelli della provincia e dei soci di Riviracqua, che ha votato il cambio dello statuto con gli stessi consiglieri del Partito Democratico, che meno male che non ci sono più consiglieri del Partito Democratico in questo consiglio, che tranne, parlo non del Partito Democratico perché sarà già dimesso prima, tranne l'amico Robaldo, che ha votato a concludere contro, grazie, con le sì, aveva votato a favore del cambio di statuto per consentire il grasso del socio privato. Bene, allora, lei sindaco si è dovuto piegare il 16 di dicembre, però io mi auguro che lei si sia piegato come canna al vento, come dicono i siciliani, no? Che quindi si sia piegato per rialzarsi. E allora, ritorniamo sull'acqua pubblica, approfittando del fatto che c'è stato chi ha scritto in un provvedimento giudiziario che chi doveva essere commissario imparziale per nomina regionale della gestione dell'acqua pubblica e di Riviracqua aveva piegato il proprio interesse all'interesse privato. Rimettiamo tutto in discussione, proviamoci ancora e vediamo, sindaco, con Riviracqua di ritornare all'acqua pubblica, e su questa partita lei mi avrà a sostenerla, o lei a sostenere me, comunque sulla stessa direzione. Grazie, poi ritornerò in replica. Se vuole anche subito, perché non ci sono altri interventi. Allora vado avanti. Vado avanti. Mi prendo gli altri, così almeno. Quanti sono? 10 minuti la replica? 5. No? 5 minuti. Le do un minuto di abbuono. Passano veloci. 6 minuti. Passano veloci, Robaldo. E allora rimaniamo sull'acqua pubblica, perché per me l'acqua pubblica è veramente importante, perché io quello che non riesco a capire, e voi spero che mi aiuterete, guardo davanti a me l'amico Paolo Massali, che è una persona veramente in gamba e mi segue molte volte nei miei ragionamenti, ma se noi abbiamo un'impresa che opera in un settore protetto come quello dell'erogazione di un servizio come l'acqua, nel quale tutto il costo della produzione e tutto il costo dell'infrastruttura, quindi l'investimento dei tubi eccetera, viene caricato in tariffa e non c'è concorrenza, perché sei in un settore protetto, per cui non è che l'acqua se la può andare a prendere, se in provincia di Imperia, da un altro fornitore, non è che ci sono tre acquedotti, quello è l'acquedotto. Quindi sei in un settore protetto in cui operi in regime di monopolio
e tutti quelli che sono i costi di produzione industriale, tutti i costi di investimento, li carichi comunque sia in bolletta e ti vengono pagati. Allora, è evidente che questa è un'operazione non a perdere, ma solo a guadagnare. Pensiamo a Irene Acqua Potabile S.P.A. su Genova, che nel 2021 l'ultimo bilancio che è stato pubblicato, che ho visto sul sito in Camera di Commercio, viene pubblicato, quindi andatevelo a guardare, mi sembra che sia pagina 92 del verbale dell'ultima assemblea, nel 2021 ha incassato la bellezza di circa 148 milioni di euro per l'erogazione del servizio, quindi 148 milioni di euro di bollette pagate, ed ha distribuito utili al netto delle tasse per circa 30 milioni di euro. Ci sono 20 milioni di tassazione, circa 18. Questo cosa vuol dire? Che ogni 300 euro di bolletta pagata, 100 euro se l'è messa in tasca il socio privato e 200 euro invece è a copertura del costo degli investimenti che sono già ammortati in bolletta. Quindi è la gallina delle uova d'oro. Allora io mi domando, per quale motivo, se ci abbiamo sta gallina delle uova d'oro, dobbiamo far sì che ce la gestisca un privato? È questo che mi domando io, soprattutto quando saremo per tradizione, storia e capacità, aveva un gioiello, l'unico gioiello industriale di questa provincia, che era Amaie nell'ambito dell'acqua, che aveva la capacità tecnica, i servizi, le reti. Quando la gestiva Amaie la fogna non ci saltava, quando la gestiva Amaie l'acquedotto non ci saltava, avevamo la nostra diga, cioè perché? E allora, dato che sembrerebbe che molti atti del lato idrico siano stati dettati, forse, dicono i giornali, dicono gli atti giudiziari, ma siamo ancora in indagini, non dal seguire pedissequamente l'indirizzo dell'utilità pubblica, ma anche forse qualche interesse di carattere privato, mi domando io, e su questo ho già presentato un'interpellanza che il Presidente del Consiglio in anticipo trasformerà tutto in ordine del giorno, così il dibattito dovrete subirvelo. Ecco, io dico, ma per quale motivo? Facciamo fare una verifica su questi atti e guardiamo nel frattempo, Sindaco, riattivi la sua rete di relazioni che ce l'ha qua, ce l'ha a Roma, ce l'ha a Bruxelles, ce l'ha dappertutto lei le sue reti di relazione. Recuperi le sue reti di relazione e vediamo se si può fare qualche cosa di più, se possiamo recuperare al patrimonio pubblico quella che è la gestione del servizio dell'acqua pubblica, perché ci abbiamo votato anche un referendum. Quindi lei, quando ci si mette a sindaco sulle cose che deve portare a casa, ci riesce. Io sono convinto che lei ci riuscirà, saremo su questa partita. Adesso non voglio più abusare del vostro tempo, però vi dico, assessore, io questa pratica ovviamente non posso che astenermi, perché è già tanto, da me è già tanto che mi astenga e che non lo ponga, quindi lo prendo veramente come un viatico per un futuro migliore insieme. Però al di là di questo, quello che voglio dire, sindaco, ci mette la testa e vediamo, con l'occasione di tutti i misfatti che stanno capitando, visto che non tutto il male viene per nuocere, che si possa riuscire, magari a portare a casa un risultato diverso da quello che ha dovuto subire. Grazie. Grazie collega Artioli, chiede la parola al signor sindaco. Un breve intervento, anche per, mi sembra dovuto al consigliere Artioli, visto i 20 minuti, 21 minuti che ha investito su questo tema, per la passione, per quanto ci crede e quant'altro. Io stamattina insieme al consigliere Ventimiglia eravamo in provincia, abbiamo parlato ovviamente di acqua pubblica, e il presidente Scaiola ovviamente ha fatto un intervento su questo. Poi ho preso anch'io un po' col bilancio preventivo la parola per parlare di alcune grosse, grandi tematiche, e mi sono soffermato sull'acqua pubblica. Il problema di quello che oggi a me preoccupa è il fatto, innanzitutto, capire se sarà designato un commissario o sarà la provincia, perché questo è un punto da bene da individuare. Vediamo. E questo è il punto, secondo me, fondamentale in questa maniera, per capire chi sarà il nostro interlocutore. L'altra questione, consigliere Artioli, io sarò molto più breve nel mio intervento rispetto a quello che lei ha investito. Io credo che forse dobbiamo cambiare anche metodo, perché questo discorso dell'acqua pubblica, che non ho pregiudizi, però non possiamo affrontarlo tramite degli ordini del giorno, tramite delle
così degli indirizzi, cioè che poi alla fine ti impegna il sindaco o l'assessore delegato a andare a trattare. Io faccio una proposta diversa. Andiamo insieme, creiamo una commissione, andiamo insieme a parlare agli uffici della provincia, ai dirigenti, ai commissari, ci facciamo spiegare la situazione, andiamo insieme ai nostri, abbiamo la nostra bravissima dirigente alle partecipate Barilla, ci confrontiamo con lei, andiamo in fondo alle questioni, perché altrimenti diventa una questione di facciata che possiamo votarla tutti, siamo tutti d'accordo, l'acqua pubblica, ma se non abbiamo veramente un quadro preciso, è un quadro secondo me che ci dà, vuol dire, perché qua si tratta di andare a chiedere poi alla fine di annullare deliberi di conferenze di sindaci già votate, andare a fare. Allora, prima di intraprendere un discorso di questo tipo, che voglio dire che le battaglie le facciamo, ma facciamole conoscendo bene gli aspetti concreti, gli aspetti che comunque poi ci siano delle possibilità che al posto di fare due passi avanti non ci troviamo con, vuol dire, prendendoci delle responsabilità o altre cose. Questo è il metodo di lavoro che io invito tutto, perché fare ordini del giorno, votarli, secondo me servono a poco. Quello che serve in questo momento qua è andare a fondo delle questioni. C'è la commissione, è vero che ma andiamo a parlare un attimino anche con la provincia bene, capiamo se c'è la volontà, ma soprattutto se c'è la possibilità, se ci sono gli spazi di fare queste scelte, perché a mio avviso gli spazi non ci sono più. Comunque ben contento di essere replicato in maniera diversa da coloro che andremo a parlare. Grazie. Grazie signor Sindaco, collega Bellini. Velocemente. Una proposta di buonsenso, signor Sindaco, naturalmente. Si parlava prima, dopo questo caso giudiziario di questi giorni, se si provvederà, se la Regione Liguria provvederà alla nomina del nuovo commissario o se prenderà in capo la provincia. Secondo me la soluzione. L'importante è fare presto, non perdere tempo, perché tantissime sono le questioni sul tavolo di Rivieraco per quanto riguarda l'acquedotto, questo e quest'altro, quindi non si può perdere tempo, qualunque sia, l'importante è che non si perda tempo, perché, o che prenda in capo la provincia o un nuovo commissario, questo è quanto. Sul Rivieraco ha detto tutto il collega Artioli. Parlando di partecipate, non si può non parlare di Amaia Energia, perché è diventata la società più importante della nostra città e della nostra provincia, non me ne voglia il presidente Battistotti e il Casinò SPA. Credo che per metà gennaio, no, si parlerà di un consiglio comunale monotematico di queste problematiche, e devo ripetere quanto ha detto il collega Artioli. Grande problema la gestione dei rifiuti. Secondo me, a mio modesto avviso, la raccolta porta a porta in centro città è un fallimento. Sacchi di spazzatura a disposizione di gatti, topi, gabbiani e quant'altro, quindi un fallimento totale secondo me. La pista ciclabile va poi intendiamoci, pista ciclabile sconta il peccato originale, signor Sindaco, di quando sta fatta, di 20 anni fa. Questo fesso che sta parlando, 20 anni fa, appena inaugurata, parlò con ai tempi il presidente di Area 24, l'ingegner Russo, credo, dico bene? E questo fesso qua gli disse: ma com'è possibile, scusami, gli ho detto, fare due aiuole continuative di 20 e passa chilometri da una parte e dall'altra, quando parti a pulire da Pian di Poma arrivi alla Vega Stazione che non c'è, quindi è difficilissima da gestire la pista ciclabile. Però secondo me andrebbe un attimino fatto un intervento radicale di razionalizzazione dei lati della ciclabile. E in più, e questo è l'aspetto più importante, poi mi taccio, l'aspetto della turistico, cioè della programmazione turistica e della promozione turistica della pista. Abbiamo già parlato tante volte, signor Sindaco, secondo me la promozione turistica della pista è una cosa importantissima, andrebbe delegata a persone competenti e secondo me dovrebbe formarsi all'interno di Amaia Energia un di cui che si possa occupare proprio di questo aspetto specifico, ripeto, con persone delegate
persone che siano all'attesa della situazione, che abbiano conoscenze nazionali, del turismo e di quant'altro. Ecco, comunque avremo modo di parlarne in maniera più dettagliata a gennaio, quando poi porteremo all'attenzione di questo Consiglio il tema monotematico della AMA Energia. Grazie. Grazie collega Bellini. Collega Robaldo. Sì, ma molto velocemente, perché adesso, per ribadire il discorso della ciclabile, è indubbio che è invidiata da molti la nostra ciclabile e tutto quanto. Io però la percorro spesso, diciamo quasi tutte le settimane, per andare da una parte all'altra, ma sinceramente tutto questo devasto, soprattutto nella parte di Sanremo, non è che ce l'ho mai visto. C'è delle volte che ci sono i cespugli che escono fuori, ma tagliarli quando ci sono i fiori è disordinato, un po' il devasto, ma ci mancherebbe, Mario. Vabbè. Non è razionale, ma perché... Comunque, e il discorso è di avere la gente competente. Secondo me ci vanno i soldi, perché poi dopo alla fine ricordiamo che questa pista non ha degli introiti, non c'è nessun introito per la pista, non è che c'è degli ingressi che si paga. Due settimane fa sono andato a Limone, c'è la via del sale, quella che arriva fino giù, c'è un casello a Limone, c'è un casello a Monesi, hanno fatto 2 milioni di euro, viaggiano anche le moto, le macchine e le bici, però comunque hanno fatto 2 milioni di euro e in 2 o 3 anni hanno la previsione di farne 5 o 6 di milioni di euro. La nostra non ce l'ha, quindi non essendoci i soldi, la pulizia probabilmente viene fatta una volta o due all'anno, ma le canne, ad esempio quelle che ci sono da Valarmea, le canne crescono molto velocemente, quindi o c'è qualche cosa che tutti ogni mese passi e fai, ma è lunghissima la pista, cioè non è che sono, non è una stupidaggine fare. Io sinceramente spesse volte vedo il furgone che al sabato, poi tra l'altro che è l'unica cosa che dico, perché al sabato quando c'è più gente e magari intralci anche il traffico, però viene pulita. Però ricordiamoci questo, che tutti i lavori, qualsiasi lavoro che c'è da fare, c'est l'argent che fa la guerra, quindi o ci sono i soldi e si programma una pulizia ogni 3 mesi, ogni 2 mesi, ma le cifre sono alte, perché poi se andiamo a chiedere i conti non credo che si tratta di 2-3 mila euro, ma parliamo di decine e decine di migliaia di euro. Quindi il discorso è questo qua. E poi ripeto, io di trovarle in condizioni o impraticabili o che sia questo sfacelo, io ripeto, forse anni indietro, quando c'era tutto il discorso che non si sapeva bene chi la gestiva o meno, ma ultimamente onestamente bisogna dire che non è che non ci ho mai visto nessuna gente piantata dentro qualche parte, si è sempre passata. Quindi poi è ovvio, ripeto, se facessero ogni 2 mesi sicuramente sarebbe perfetta, ma ogni 2 mesi sono 3 volte tanto il costo di adesso, quindi è solo quello. Grazie. Grazie collega Robaldo, non ci sono altri interventi, chiudo la discussione, pongo in votazione con il voto elettronico. Perfetto, prego signor segretario. Niente, no? C'è anche l'immediata esigibilità, sì. Biancheri Alberto. Favorevole per la pratica, favorevole per l'immediata esigibilità. Il grande Alessandro. Favorevole per la pratica, favorevole per l'immediata esigibilità. Cutele Adriana. Moreno Etel. Marcucci Lorenzo. Masselli Paolo. Nocita Eugenio. Moscato Ester. Moraglia Simona. Viale Marco. Biancheri Carlo. Motta Lia. Pavona Alessandra. Robaldo Mario. Trucco Giorgio. Bellini Umberto. Su entrambe? Immediata esigibilità. Correnti Giampiero. Artioli Andrea. Azione di voto per comunicare che ci asterremo su entrambi il punto, quindi sia l'approvazione che la esecutività. Però è anche l'occasione di questa dichiarazione di voto per raccogliere l'invito del sindaco, ben felice di che venga predisposta e organizzata una commissione per approfondire questa tematica,
A me farebbe piacere anche che per la verifica dei conti non ci fidassimo solo di quello che ci viene detto, ma ci rivolgessimo anche, che ne so, senza far pubblicità a nessuno, KPMG no, perché è già stata prescelta prima, però ci sono altre società di revisione importanti, Deloitte, Accenture, ce ne sono tutte quelle che si vuole, perché fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, e l'abbiamo visto su questa vicenda. Quindi per fare una verifica puntuale e ben felici di partecipare assieme. E sulla pista ciclabile, Robaldo, ci mettessimo un autovelox nostro, cosa dice? Magari ce ne faremo pagare due di piste ciclabili, mentre invece che di mantenere il primo. Ventimiglia Daniele, Isaia Stefano, Stella Marco, Lombardi Luca, assenti, Bagioli Simone, assente, Badino Patrizia, Rizzo Roberto, assente. Magari possiamo anche utilizzare la commissione, magari già delle partecipate, che già formate, rappresenta tutti, signor Sindaco. Un suggerimento, poi, per essere più operativi e non andare alle calenghe greche. Allora, la pratica viene approvata con 15 voti favorevoli, nessun contrario e 3 astenuti. 4 astenuti. L'immediata eseguibilità viene approvata con 15 favorevoli, nessun contrario e 4 astenuti.